legge sulla semplificazione della legislazione ha dato delega al governo e al suo ministero in particolare di verificare tutte le norme antecedenti al 1970 e di abrogare quelle che non fossero più attuali. Ricordiamo tutti che nel mese di marzo, con un'immagine anche molto forte, ricordo lei con un lanciafiamme mette fuoco a una pila di leggi inutili, abbiamo scoperto poi, grazie anche alle inchieste fatte da parte della stampa, che tra i reati abrogati vi è quello di associazione di carattere militare con scopi politici, che è tutt'altro che una norma inutile, visto che attualmente in un tribunale della Repubblica vi sono 36 alti esponenti della Lega Nord rinviati a giudizio proprio con questo capo di imputazione, proprio per questo reato, in riferimento alla famosa Guardia Padana che ha causato questa imputazione. Quello che le chiediamo è di capire come mai, nonostante l'errore sia stato, perché voi avete detto che si è trattato di un errore segnalato per tempo, il governo non ha provveduto in nessun modo a correggerlo. Grazie. Grazie a lei, onorevole. Il ministro per la semplificazione normativa Roberto Calderoli ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Innanzitutto quello che è in oggetto quest'oggi dell'interrogazione non fa parte delle 375.000, non c'entra assolutamente niente, ma fa parte della realizzazione del codice dell'ordinamento militare, che è stato predisposto da una commissione tecnica istituita con decreto del Ministro della Difesa del 29 novembre 2007, quindi del governo precedente, incaricata di provvedere al riassetto delle norme di interesse dell'amministrazione della difesa in attuazione della delega di cui all'articolo 14 della legge 246 del 2005. L'operazione di riassetto ha comportato l'espressa abrogazione delle norme non più utili e di quelle oggetto di riordino, determinando la riduzione di 4/5 della normativa settoriale di rango primario e secondario. Nel corso dei suoi lavori, la Commissione Tecnica ha incluso il decreto legislativo 14 febbraio 1948 numero 43, oggetto dell'interrogazione, nell'elenco delle norme da abrogare espressamente in sede di riordino. Lo schema di decreto legislativo recante detto elenco è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2009. La suddetta inclusione non ha subito modifiche nel seguito dell'iter legislativo, né sul punto sono state formulate osservazioni di sorta nei pareri dello schema, tra i quali quelli delle competenti commissioni parlamentari, neppure da parte dei soggetti interroganti. Lo schema di decreto è stato poi approvato in via definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2010. Allo stregua di quanto esposto, appare chiaro che, dopo l'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Governo non poteva salvare da abrogazione il decreto legislativo 43 del 48 con una semplice rettifica sulla stessa Gazzetta, trattandosi nella specie non della correzione di un errore materiale, bensì di una modifica sostanziale di un testo legislativo su cui già si è espresso in sede di Parlamento e in sede di Consiglio di Stato il parere. Quanto infine ai rischi di vuoto normativo che taluno avrebbe paventato, si segnala in punto di stretto diritto che non può condividersi il rilievo secondo cui l'abrogazione del decreto legislativo 43 del 48, provvedimento che ha avuto scarsissima applicazione nell'arco della storia costituzionale, si ponga in contrasto con l'articolo 18,2 della Costituzione. Difatti questa disposizione, secondo cui sono proibite le associazioni segrete, quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare, è autosufficiente e immediatamente precettiva, di per sé idonea a radicare l'illicità di qualsiasi organizzazione di carattere militare con scopo politico. Sintetizzando, la proposta di abrogazione è stata fatta da una commissione che appartiene al governo del centro-sinistra. C'è stato il passaggio in due sedi di Consiglio dei Ministri, nessuno ha eccepito e nessuno ha eccepito in sede parlamentare in Consiglio di Stato. Una volta concluso l'iter, come dice il parroco al matrimonio, chi doveva parlare parlava allora oppure taceva per sempre. Grazie. Grazie a lei, signor Ministro. La facoltà di replicare l'onorevole Donadi. Grazie signor Presidente. Signor Ministro, la sua risposta non solo è insufficiente ma è gravissima. Lei dice che un atto adottato dal vostro governo in sede del Consiglio dei Ministri, con il quale si abroga un reato gravissimo come quello di associazione militare con finalità politiche, siccome
semplicemente non è stata rilevata in sede parlamentare, voi ve ne fregate e ormai chi ha avuto ha avuto e chi ha dato e così i 36 militanti, dirigenti leghisti, che sono oggi probabilmente gli unici, ma lo sono, rinviati a giudizio per questo gravissimo reato, la fanno franca alla faccia del diritto, alla faccia dell'Italia, alla faccia dei valori democratici, repubblicani e costituzionali che lei ha chiamato in causa. Non si fa così, signor Ministro. Voi come governo avevate non solo il tempo, non solo i mezzi, ma avevate il dovere giuridico e morale di intervenire per fare in modo che quella legge non venisse abrogata. Avevate il tempo di fare un decreto legge, avevate il tempo di fare un altro decreto legislativo che poteva essere di una sola riga e che dava atto di quello che voi stessi a mezza bocca avete lasciato intendere, cioè che si trattava di un errore. Oggi questa vostra inedia, il fatto di non essere intervenuti, il fatto di non aver pubblicato in Gazzetta Ufficiale una norma che impedisse l'entrata in vigore di questa legge, produrrà delle conseguenze gravi. E così, ma credo che questo sia in qualche modo giusto e vi fosse dovuto, dopo aver approvato per 15 anni tante leggi ad Berlusconem, avete approvato anche una legge ad legam, con buona faccia del diritto e della giustizia italiani. Ma questo gli italiani se lo ricorderanno e non ve lo perdoneranno, perché non si può girare per il nord del paese la mattina invocando legalità, giustizia e sicurezza e poi farsi i propri porci comodi quando si sta seduti dietro i banchi del governo. Grazie.